Questo programma è offerto da Buonasera e ben ritrovati amici di Rally Dreamer. Come vedete inizia a sentirsi lo spirito natalizio anche qua negli studi di Sport Italia, e non solo grazie al mio outfit di questa sera, ma anche perché c'è un meraviglioso albero di Natale che purtroppo non posso mostrarvi. Si è recentemente concluso, da pochi giorni, 5 giorni per esattezza, il Monza Rally Show. Quindi questa sera dovremo andare a tirare un po' le somme di quello che è stato l'evento. Parleremo di Monza Rally Show, ma parleremo anche di Rally Game, perché di fatto il Monza Rally Show ha segnato l'epilogo del nostro reality. Ed è per questo che questa sera abbiamo l'onore di avere ospite Mattia Targoni, il nostro vincitore. Ciao Mattia. Buonasera a tutti. Poi naturalmente abbiamo collaborato all'interno della nostra area Hospitality, per qualche giorno ci siamo dovuti separare, ma io non potevo stare chiaramente senza di lui, ed è per questo che ho deciso, di mia spontanea iniziativa, di volerlo anche questa sera in studio. Ciao Mirko e ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Alice. Collaborato, io lavoravo e lei io... insomma faceva qualcosina, passeggiavo, vero? Forse. Non è vero, non è vero, grazie Mirko come al solito, perché sei sempre troppo buono con me. Comunque, anche all'interno del Tempio dei Motori, quale è l'autodromo di Monza, abbiamo avuto ancora una volta la dimostrazione di quanto è importante la comunicazione attraverso i canali social, giusto Mirko? Perché le nostre dirette sono state seguite da migliaia di appassionati, siete stati tantissimi, siete sempre di più, ed è fondamentale il vostro contributo. Pertanto, visto che la nuova stagione si avvicina inesorabile, se avete qualche argomento da suggerirci, se c'è qualche cosa che vorreste trattare anche nel corso delle puntate che inizieranno da gennaio e che continueranno nel 2020, suggeritecelo, perché noi prendiamo appunti e noi vogliamo anche venire incontro alle vostre esigenze, giusto Mirko? Ma direi proprio sì, anzi brava nel dire questo, ma sicuramente non abbiamo scoperto l'acqua calda, perché i social ormai fanno parte della nostra vita, ma lo abbiamo riscontrato veramente forte questo attaccamento ai social, ma anche nei nostri confronti naturalmente, a Monza, dove le nostre dirette erano seguitissime e soprattutto tanti amici hanno voluto fare una foto e mettere un bel mi piace sulla nostra pagina, e questo ci fa tanto piacere. Esatto, siete stati tantissimi a fare le foto anche con le nostre ragazze, ad utilizzare il nostro hashtag, a taggare la pagina di Rally Dreamer, e noi ve ne siamo grati. Ovviamente Monza Rally Show significa come sempre tanto pubblico, tanto show, tanto spettacolo, e noi abbiamo voluto riassumerlo con questo servizio realizzato dal nostro Sergio Buontempo. Questo servizio è offerto da to the light, slowly heal the darkness in my heart.
Salcita e Mattia Nicastri per questo Monzarelli Show 2019. Andrea, come avete vissuto questi tre giorni all'insegna della passione, dell'adrenalina, del divertimento? Monza come sempre è un evento bellissimo, una festa di fine anno più che altro, ed è quello che abbiamo cercato di fare anche noi. Poi è venuto fuori un gran bel risultato, sono stati tre giorni di battaglia pura tra noi, Dani Sordo e Andrea Crugnola, che poi alla fine ha vinto, però siamo molto soddisfatti. Per me era la prima volta a bordo di un R5 qui a Monza e quindi portare a casa questo risultato è veramente molto importante. Siamo stati sempre lì con le vetture ufficiali, vuol dire che il nostro pacchetto funziona, dobbiamo essere contenti. Come è stato navigare al Monza Rally Show 2019? È stata la tua prima volta, se non sbaglio, Mattia? Sì, la prima volta con Andrea, l'anno scorso ero con un altro Andrea, è andata bene anche lì, e con lui molto bene, mi siamo trovati bene fin da subito, già dai test delle prove libere di mercoledì, è stato un buon feeling, sono molto contento. Andrea, vincitore del campionato europeo ABART 2019, com'è stato, come hai vissuto questo campionato, quali sono state le avventure? Sì, è stata una stagione lunghissima, abbiamo iniziato a gennaio col Monte Carlo, abbiamo fatto prima due appuntamenti del Mondiale Rally e poi appunto il programma che ci eravamo prefissati, che era il campionato europeo. E riuscire a vincerlo poi è sempre bello, perché quando ti prefissi un obiettivo riesci a raggiungerlo, è veramente qualcosa di importante. È stato impegnativo, perché le gare del campionato europeo sono ostiche, asfalto e terra, per cui molto complete. Dal punto di vista del profilo pilota mi sento cresciuto da questa esperienza, e portare a casa un titolo europeo, portarlo in Italia con un marchio come Abarth, è veramente forte come emozione. È stato veramente un grande, lasciatelo dire, ma a questo punto non posso non chiederti cosa bolle in pentola per il prossimo anno. Questa è una domanda di rito di Monza, però c'è qualcosa che bolle in pentola, ci sono delle varie opzioni che sto valutando più che altro all'estero, e da qui a fine anno ovviamente bisogna chiudere e stringere, ma non posso ancora dire niente. Ti aspettiamo sicuramente in trasmissione a Rally Dreamer come nostro ospite nuovamente. Volentieri, molto volentieri. Eccoci con Christian e Trajan per questo Monza Rally Show. Giusto due domande per loro. How was yesterday's race?
Yesterday was very nice. It's first time in Monza. It's very nice. I hope to finish the rally and have fun. What are strategies for today? For today to yes, exactly. Go flat out. For your spectators that are very very many here at the circuit, and this is the reason why we came, only to have fun and to have show and to enjoy this race. It's your first time here in Monza Rally? Yes, it's first time here. What? But for sure will not be the last. Exactly. What's your next race? I think for this season it's over, but in the Romanian Championship we will start the season in probably in January with the Winter Rally, because in Romania we have a Winter Rally. And after that, beginning with May, we will do the full championship, Romanian National Championship. But also for the next year, maybe we will have some events outside. Maybe also Monza Rally show at the end of the year here. Thank you guys, have fun. Thank you, thank you. Questo servizio è stato offerto da... Come sempre, immagini fantastiche, immagini che trasmettono e riescono a raccontarci un po' l'adrenalina e l'aria che noi abbiamo avuto la fortuna di respirare, perché noi Mirko eravamo lì, quindi abbiamo avuto la fortuna di viverle queste emozioni, non è vero? Direi proprio di sì, anche perché Monza è un po' il tempio dell'automobilismo a livello mondiale e si sente appena si arriva dalla porta di Vedano e si vede subito un'atmosfera un po' particolare in quel parco bellissimo che dà delle sensazioni diverse. Noi affrontiamo tutto l'anno centinaia di rally, però poi alla fine Monza ha un qualcosa di particolare. In realtà non è un rally vero e proprio, lo sappiamo benissimo, però è qualcosa di diverso che porta l'adrenalina al massimo sia per i piloti in pista ma anche per chi va a vederlo da appassionato, e questo è bellissimo. Mirko, ritengo che sia tu a dover avere l'ultima parola appunto a proposito di Monza Rally Show, e quindi per questo voglio chiederti: se dovessi trovare un difetto a questa edizione del Monza Rally Show, che cosa mi diresti? Quindi il cattivo, come al solito, certo, lo devo ovvio. Fare io. Io faccio le domande e ma tu dai difetto, le risposte. Un difetto, forse la cosa che l'assenza di Valentino ha fatto tante domande. Tutti si aspettavano poco pubblico, tutti si aspettavano un po' qualcosa di diverso, meno importante. In realtà non è proprio andata così, perché comunque il pubblico ce n'era veramente tanto. Alice, l'hai visto te, l'hanno visto i nostri appassionati, certo. Lo avete visto anche nelle immagini. Però qualcosa non ha funzionato proprio bene. Cioè, secondo me Monza deve capire se vuole essere uno show o se vuole essere una gara, perché questo è importante per chi va a correre ma anche per chi le va a vedere. Quest'anno l'idea dell'R5 all'inizio mi era sembrata un po' strana, tutti sull'R5, ma forse era bello vedere anche i bolidi, e avevo pensato ma è un errore non farli venire. In realtà mi devo ricredere, perché essere tutti in R5 ha fatto sì che ci fosse dei duelli molto stretti, vicini, e soprattutto tanti piloti potevano lottare per l'assoluta. E quindi gara vera. Però a questo punto mi chiedo, ma Monza è veramente una gara o è uno show? Perché se è una gara bisogna stare attenti a tutte quelle che sono le norme. C'è stato qualche piccolo malinteso, sia con i commissari, non si conoscono bene forse le bandiere blu, che il rallista conosce veramente poco, qualche scontro un po' troppo ravvicinato tra concorrenti, e poi forse qualche piccola pecca anche nel dover mettere in atto un regolamento che esiste e che quindi andrebbe ben messo in pratica. Queste le critiche, ma soprattutto anche le elogi, perché comunque senza un mastrodontico VIP quale è Valentino Rossi, Monza comunque non ha poi così sfigurato. Pensi come me, Alicia? Sì, sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro ce l'abbiamo in studio, è seduto accanto a te Mattia, che ha partecipato, ha preso parte direttamente al Monza Rally Show, quindi adesso Mattia verrò a chiedere la tua opinione al riguardo, perché lo abbiamo anticipato all'inizio trasmissione. Chiaramente il Monza Rally Show ha segnato anche il capitolo finale
finale del nostro Rally Game, il nostro reality che ha seguito tutte le tappe del campionato IRC nel corso della stagione 2019. Lo avete scelto voi votando da casa e insieme, congiuntamente alla nostra giuria di esperti, il nostro vincitore Mattia Targon, che ha preso parte al Monza Rally Show con la sua Peugeot 208 R5. Mattia, le tue impressioni, come l'hai vissuta? Beh, devo dire innanzitutto un grazie enorme alle persone che hanno reso possibile questa nostra avventura. È stata un'emozione nel momento in cui siamo entrati nel circuito, una volta scesi in macchina e all'interno di questo bellissimo circuito, le emozioni sono veramente salite dentro di noi. Percorrere queste curve con questa macchina, soprattutto nella parte dell'alta velocità, il quale lì dove ci sono le due paraboliche, è stata veramente una cosa che se non si vive non si riesce a descrivere, purtroppo. Mattia, una cosa sola, velocissima, e poi vi lascio parlare chiaramente perché avrete sicuramente degli argomenti tecnici da affrontare. Concordi con Mirko nel dire che qualcosa comunque non ha funzionato come avrebbe dovuto? Devo dire anch'io sì, qualcosa non ha funzionato, anch'io ho avuto qualche difficoltà con qualche concorrente sulle bandiere blu e poi per il resto sì, non sembra sia andato proprio male, però qualche criticità c'è stata, sì. Ma indubbiamente le bandiere blu nei rally difficilmente escono fuori, anzi non ci sono proprio, quindi noi conosciamo ahimè la gialla e ahimè ancora due volte la rossa nelle prove spettacolo, quindi un rallista con la bandiera blu molte volte non sa come comportarsi. Diciamo che comunque è difficile per un rallista, credo, Mattia, adesso cercherò la tua opinione naturalmente, capire dove si trova subito, perché noi siamo abituati nei rally a vedervi correre in strade che sono larghe circa 3,50 m, qualche volta anche meno. Qui c'era 14 metri di strada e con un R5 dove stavi? A destra, a sinistra, nel centro? Era un po' difficile o no? Assolutamente sì. Non essendo abituati appunto a queste strade così larghe, devo dire che riuscire a trovare le traiettorie giuste ai primi giri è veramente difficile. Poi un attimo ti ambienti, cerchi di capire, cerchi di guardare quelli che fanno bene e metti in pratica quelle poche cose che riesci a imparare in quei momenti, però è bellissimo, è un'emozione unica. Senti, portare un R5 al limitatore prima della scarica, che sensazione dà? Allora, inizialmente non sapevo come approcciarmi a questa cosa con una macchina così. Poi pian piano, facendo i chilometri, capisci, cerchi di arrivare al limite, mettere in pratica quel poco che sai che devi portare dai rally, però non è semplice, non è assolutamente semplice. Senti, ti è capitato spesso, casomai in mezzo alla Scari, alla variante bassa o alla Lesmo, di dire, cavoli, ci potevo mettere una marcia in più? Chiaro, poi hai davanti come le due prove delle Grand Prix che hai 7 giri di seguito, quindi giro dopo giro cerchi di capire dove riesci a portare qualcosa in più, dove riesci a tenere una marcia in più e dove puoi andare a staccare qualche metro più avanti. Giro per giro queste cose escono. Senti, la Grand Prix, hai parlato adesso, giri su giri, ma soprattutto tanti sorpassi, no? O sbaglio? È stato bello. Inizialmente ero un po' terrorizzato nell'arrivare nelle chicane, le varianti dove si accumulano 5, 6, anche 7 macchine, però è stato bello e lottare in maniera ravvicinata con gli altri piloti che non siamo abituati, devo dire che è stato emozionante. Hai provato qualche volta a prendere qualche scia? Ci ho provato sì, sono riuscito a fare anche qualche sorpasso e questo, quando hai una macchina davanti, Ti carica ancora di più, cerchi di arrivare sempre più al massimo che puoi fare, insomma. Però, Mattia, provo a farti una domanda io. C'è una prova speciale che hai preferito o una che non ti è piaciuta affatto, magari che ti ha messo più in difficoltà rispetto alle altre? Devo dire, le due Grand Prix sono state le due prove in assoluto per me più belle, ecco. Sono riuscito a mettere in pratica delle cose che non sapevo, delle cose che ho imparato appunto nei giri precedenti. Diciamo, e quindi, scusa, ti interrompo al volo. 44 chilometri di prova speciale, eh? Assolutamente, eh. 44 chilometri sono tanti. No, ti ho interrotto, scusami, però io invece la domanda gliela voglio fare diversa perché vado più nel mio dei campi. Quanti colpi di leva hai dato per quella di quella 208? Assolutamente, i colpi di leva sono bellissimi, ma devo dire che fare le due Lesmo di traverso, se anche si sa che di traverso non fai uscire i tempi, però è veramente una cosa pazzesca.
Io vi devo interrompere un istante perché ho una chicca da mostrare al nostro pubblico. Si tratta del camera car di Mattia e di Fabio nel corso di una delle prove speciali di Monza. Andiamo a vederla insieme. Dai, a destra, in sinistra, tre meno meno. In destra, tre meno, sinistra, destra, tre, vai. Stai a destra. Perché non che fai la bandiera? Che l'ha già fatta, anda. Sinistra 3 più più, allegro. In destra 4. Occhio, Mattia. E sinistra 5, vai. 200. Stai a sinistra. Per destra 3 più. In sinistra 3 più. In destra piena, vai. Ritarda destra 3 più più, chiude, ricorda Eni. E 300, chicane, destra 3 meno. In sinistra 3 meno. In destra 3 piena, vai. 150. Inversione destra. 30. Mattia, noi abbiamo appena visto uno dei tuoi camera car e volevo capire quanto è stato diverso per te prendere e raccogliere le note, insomma, durante la ricognizione all'interno di un circuito di Formula 1. Allora, partiamo dal presupposto che ho partecipato insieme a Fabio a questa esperienza e ci sono non solo questa parte da mettere in chiaro, anche il fatto che ero in macchina con un navigatore che con me non è mai stato, quindi è stato amplificato per due volte questa cosa, quindi la difficoltà di prendere le note in una strada così, così larga, cercare di capire come scriverle, come riuscire a mettere giù e poi per dover mettere in pratica quello che scrivevamo, però anche correre con una persona con cui non sei mai stato non è semplice. Quando vieni, un po' di feeling naturalmente. Chiaramente vengo da Andrea che è il mio solito navigatore che ci corro da 10 anni e cambiare macchina, entrare in pista e cambiare navigatore è stato un emblema non da poco. Avete trovato sicuramente il vostro setup nel senso proprio chiaramente insieme. Giro dopo giro riesci, esatto, ad affinare le cose, però non è semplice. Senti, io invece un'altra domanda te la voglio fare, ma un punto di riferimento dove staccare, come lo trovavi? Non mi dire il cartello 100 perché non ci credo, è troppo facile. No, a dire la verità... Andava a sensazione, quando arrivava la curva ci provavo. A dire la verità è stato uno dei miei problemi, dovevo cercare di trovare qualcosa a cui aggrapparmi, qualche segno, qualche particolare, invece non sono mai riuscito a mettere in pratica questa cosa e quindi staccavo solamente quando me la sentivo di farlo. E poi parliamo un attimo della parabolica. Che sensazione da entrare in parabolica ai vecchi tempi, al vecchio stile, dove la macchina si inclina di oltre il 35%? Inizialmente non sapevo neanche cosa fosse, non l'ho mai percorsa e vedere questo muro così, con così tanta pendenza è stato una cosa che ci ha un attimo spiazzato, ecco. Percorrerla è stata... Tra qualche secondo quella bellissima ragazza ci dirà che oggi, fra l'altro, vedi, sembra un Ferrero Rocher, è bellissima, no? Cioè, fra qualche secondo ci dirà che ormai non c'è più tempo, ti chiedo le ultime tre parole per definire Monza per Mattia Tergon e per chiudere l'argomento Monza. Tre parole secche. Emozionante, bello e uno show in appunto. Grazie mille. Grazie. Esatto, purtroppo Mirko hai indovinato anche questa volta, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, l'appuntamento è sempre per venerdì prossimo alle ore 20, io vi ringrazio per essere state con me, chiaramente c'è ancora una puntata prima di Natale, quindi gli auguri non ve li faccio ancora, ragazzi. No, ma infatti io stavo pensando mentre parlavi, se questa volta sei vestita così a Natale rossa, a Natale ti vedo tutta rossa con una papala, entrare con un bello sarebbe bellissimo, no? Arrivederci, grazie a tutti. Grazie Mattia. Grazie a voi, grazie. Buon proseguimento di serata, appuntamento a venerdì prossimo alle ore 20, ma non perdetevi nemmeno la nostra replica mercoledì alle ore 21. Questo programma è stato offerto da